iniziamo questo nuovo tutorial per questo top bambina 9 anni, 9, 8, 9 anni, però molto secchetta, quindi, ma comunque lo facciamo insieme. Allora, io ho questo cotone che praticamente è lavorabile con un 3, qua dice, però io è un 100 grammi, però io l'ho messo doppio, vedete? L'ho messo doppio e lo sto lavorando con il 4 e devo dire la verità, viene molto morbido, quindi a prescindere da quello che io ho, che non è importante perché potete utilizzare, scusate, tranquillamente il fiocco anche, io ho fatto 25 maglie. Qui ho fatto 25 catenelle e 25 maglie alte che mi sviluppano 13 centimetri e mezzo, ok? In 10 centimetri, scusate, ma io ho la tosse, purtroppo. Allora, in 10 centimetri sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Sono 19, invece se io lo misuro tutto sono 13 centimetri e mezzo. Io ho fatto così adesso. Allora, il torace di mia nipote è 64 centimetri, quindi diviso 2 viene, questo è il dietro e questo è il davanti. Ancora la misura precisa, questa qui non la so, mia figlia me la deve far sapere, ma questa è una misura che è a vostro piacere, lo potete fare più lungo, più corto, come vi pare, non è il problema questo. Allora prendete la misura del torace e la dividete in due, sarà metà davanti e metà dietro. Poi montate quello che vi pare di maglie, 25, 30, 10, quello che vi pare, e vedete quanto misurano, ok? Poi fate questa misura qui del mezzo torace diviso quanto vi sviluppa il campione, quindi a me mi ha sviluppato 13 centimetri e mezzo, quindi ho fatto 32 che è metà torace diviso 13 e mezzo moltiplicato 25, che sono 25 sono le maglie che ho in 13 centimetri e mezzo, spero sono stata chiara. Ok, quindi mi vengono 60 maglie, quindi monterò 60 maglie e ci rivediamo. Per chi non volesse iniziare con la catenella, perché come sapete le catenelle rimangono sempre un pochino più rigide, ma vuole cominciare con un altro tipo di montaggio, vi faccio vedere. Questo c'ho anche il tutorial, quindi potete seguirlo chiaramente anche dal tutorial che forse è spiegato anche meglio e meno di fretta. Allora, facciamo 2 catenelle, solo 2 catenelle, una e due. Andiamo poi a mettere il filato all'interno qua, come se dovessimo fare una normalissima maglia alta, ne abbiamo fatto una maglia. Questa viene considerata come una maglia. Allora andiamo poi a mettere il nostro uncinetto all'interno, vedete qua, una e due. Boh, adesso all'inizio si vede male, ecco qui, ecco qua. E facciamo una maglia alta, ok. Di nuovo andiamo a mettere l'uncinetto qui, ecco. Ok, questo pezzettino di tutorial ve lo metto all'inizio, prima, subito dopo di quando dicevo di montare le catenelle, così magari chi non vuole montare le catenelle può utilizzare questo sistema. Eccolo qui, molto semplice, vedete? Allora, dicevo, questo sistema, come potete vedere, questo dietro è già finito, quindi mostra dall'inizio ancora. Vedete come viene?
molto elastico, non è la catenella. Quindi scegliete voi se preferite utilizzare questo o la catenella, questo è a vostro piacimento. 60 maglie più 3, una, due, che sarà la nostra prima maglia alta. Quindi vado in quella successiva qui e faccio una maglia alta. Quindi facciamo una riga intera di maglie alte, così, solo maglie alte, tanto è molto colorata. Se state facendo solamente con un colore, volendo potete fare un paio di righe, non so, di un colore, un paio di righe di un altro. Comunque adesso facciamo una riga di solo maglie alte e poi faremo una riga incrociato, magari così chi fa solo un colore gli viene un po' più movimentata la lavorazione. Ok, questo qui che è tutto colorato magari non è necessario, ma lo faccio volentieri, tanto viene carino è lo stesso. Vi ricordo che stiamo facendo il dietro. Eccoli qua i miei 32 centimetri. Ecco qua, qui è a vostro giudizio, sono un po' di meno di 32, ma è molto elastico. Ecco, no, 32. Allora, io adesso direi di procedere in questa maniera. Facciamo 3 catenelle, me lo sto inventando, eh? 3 catenelle, di certo non copio. 3 catenelle e saltiamo questa prima maglia, andiamo nella seconda e facciamo una maglia alta. Torniamo indietro. Riprendiamo. Allora, dicevo, torniamo indietro nella maglia che abbiamo saltato e facciamo una maglia alta. Qui ho fatto 3 catenelle. Di nuovo saltiamo una maglia, andiamo in quella successiva e facciamo una maglia alta. Torniamo indietro e andiamo qui e facciamo una maglia alta. Questo si chiama punto incrociato, se non sbaglio. Ho anche il tutorial di questo, ve lo metto nella descrizione, leggetela la descrizione sotto, troverete varie cose. Allora, continuiamo quindi per tutto il giro con questo punto incrociato. Nell'ultima maglia invece facciamo una maglia alta, quindi diciamo che il punto incrociato va a finire proprio qui, perché erano 60 maglie, sono pari e quindi senza farla apposta. Ok, e continuo così con il mio punto incrociato. Ci vediamo alla fine del giro per fare il terzo giro, che sarà tutta maglia alta, ma ci rivediamo, ok? Ecco qui, viene anche un po' traforato, vedete? Adesso abbiamo più opzioni. Allora, o potete, se avete la tinta unita, vi consiglio di continuare con il punto incrociato. Se invece volete, insomma, vi do più opzioni. Allora, o continuate magari con qualche continuate con qualche altro giro di maglia incrociata, oppure come me, adesso io rifaccio due giri o tre di maglia alta. Quindi poi dopo farò un altro giro, insomma, mi alterno, voi come meglio vi piace. L'importante è raggiungere questa dimensione. L'importante è raggiungere questa cosa qui. Quindi continuiamo. Io penso che siano 16 centimetri, poi dopo vedrò bene. Continuerò fino ad arrivare allo scollo delle maniche. Ma scusate, sto facendo il dietro. Quindi continuerò qui per un po' di centimetri e poi ci rivediamo. Eccomi qua. Ho raggiunto non 16 centimetri ma 18, ma questo è a vostra discrezione.
a vostro piacere. Ecco qui 18 centimetri, aspettate che mi allontano un pochino. Adesso dobbiamo andare a fare per il dietro lo scollo questo qui, vedete? Io questa distanza qui per me sono 12 centimetri circa per mia nipote. Quindi adesso noi andremo a diminuire una maglia per parte e proseguiamo. Quindi 12 centimetri, intanto vediamo 12 centimetri quante maglie, quante sono, così possiamo dividere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 per lato sono 24. Io adesso non mi ricordo quante maglie avevo messo, mi pare 60, quindi 60 meno 24 è quello che rimane per il collo. Ok? Quindi praticamente ne rimangono 36 maglie rimangono, o di meno o di più a seconda quante voi ne avete montato, e questo sarà il dietro del collo. Quindi proseguiamo, vedete che io ho fatto, vi faccio vedere, ogni due giri di maglia alta semplice ho fatto un giro di maglia incrociata. Ripeto, questa è una cosa, fate voi come meglio credete e come sapete fare. Facciamo in questa maniera, facciamo 3 catenelle o 2, e però a questo punto di solito andiamo a mettere scusate, andiamo a mettere l'uncinetto qui. Invece questa volta mettiamo l'uncinetto nella stessa maglia delle 3 catenelle e lavoriamo solo metà. Nella prossima mettiamo ancora l'uncinetto, lavoriamo metà e chiudiamo. A questo punto ne abbiamo calate due, anche se c'erano queste 3 catenelle, perché altrimenti non si potevano calare bene. Adesso io continuerò tranquillamente facendo tutta maglia alta fino in fondo, e quando arrivo a 2 maglie prima mi fermo e vi faccio vedere come calare dall'altra parte. Come vedete mi mancano 2 maglie per arrivare alla fine, quindi andrò qui a fare la prima, non la chiudo, e faccio anche la seconda nelle 3 catenelle e chiudo poi tutte e tre le maglie insieme. Di nuovo faccio 3 catenelle, giro il lavoro e vado nuovamente a calare come avevo fatto lì. Quindi andremo a mettere la prima maglia proprio qui, ecco, non la chiudo, e poi la seconda, ed ecco qui che chiudiamo tutto insieme. Allora, fammi vedere, esatto, 1, 2, 3, esatto, sì, questa qui sarebbe. Sì, esatto. Adesso continuerò così fino in fondo farò di nuovo la diminuzione come abbiamo visto prima. Ok? Ci rivediamo quando avrò raggiunto i miei 12 centimetri. Ovviamente, se volete, potete continuare tranquillamente a fare questo tipo di disegno, cioè un giro di incroci, due normali e un incrocio. Quindi adesso io sarò al secondo giro, poi al prossimo farò gli incroci. Ovviamente negli incroci all'inizio faremo solo le maglie alte, gli incroci verranno dopo. E il dietro vi do tutte le misure, così magari sicuramente è meglio che darvi i conteggi delle maglie. Allora, questa parte qui sono 32 centimetri. L'altezza qui, fin qua, fino qua, sono 18. Lo scollo che parte da qui è 13 centimetri. Allora, chiaramente questo è indicativo
e le misure devono essere le vostre. Le misure invece delle maglie, perché? Perché potreste avere dei diversi filati, un diverso uncinetto e anche diverse misure. Questo è calcolato per una bambina di 8-9 anni. Allora, però lo potete fare anche per adulti. Come vedete, poi ripeto, il disegno è, vedete, qui ci sono la maglia incrociata, mentre qui sono solamente maglie alte. Di nuovo qui la maglia incrociata è alternata, un rigo di maglia incrociata e due righi di maglia alta. Allora andiamo adesso ad iniziare la seconda parte, cioè il davanti. Allora, per il davanti userò questo altro sistema qui, non userò le catenelle e monterò lo stesso numero di maglie montate per fare il dietro. Quindi semplicemente monterò lo stesso numero di maglie, che per me sarà 32 centimetri. Allora, questo qui, il davanti, deve essere identico al dietro, fino ad avere i 18 centimetri. Quindi adesso io farò queste maglie, vedete, ho fatto un giro di maglia alta, subito ho iniziato a fare il punto incrociato, poi due maglie alte, il punto incrociato e così via, fino ad avere 18 centimetri. Mettetelo sopra, quando siete arrivati vi fermate. Ci rivediamo per fare insieme il bordo, questo qui del giromanica, per fare la scollatura e le bretelline. Ci rivediamo alla fine dei miei 18 centimetri. Ed ecco qua che ho terminato il mio davanti. Vedete? Uguale paro paro, e adesso andrei ad iniziare le calature. Allora, scusate, le calature. Dicevo, le calature, facciamo un pochino di scollo. Allora, essendo una bambina, più di tanto non vorrei scollare, però voi, ecco, io avevo pensato di fare un 6 centimetri di scollo, quindi lavorerò adesso. Quindi dicevo, 6 centimetri di scollo, quindi lavoro, qui erano 13 centimetri che avevo fatto, quindi lavorerò per 7 centimetri e poi ci rivediamo. Come dobbiamo lavorare? Lavoreremo paro paro, come abbiamo fatto l'inizio, quindi qua e qua si calano due maglie, si caleranno due maglie e due maglie, come abbiamo fatto per il dietro. Quindi andate indietro nel video, guardate, come se non ve lo ricordate, come abbiamo fatto, e lavoriamo. Io per 7 centimetri, voi lavorate per quanto volete fare la scollatura. Io faccio una scollatura da 6 centimetri. Se voi la volete fare più profonda, fatela da 8. Io non so questa parte qui quant'è la vostra, quindi la scollatura qui vi dovete regolare da soli. Io farò 6 centimetri di scollatura, quindi lavorerò 7 centimetri facendo le normali calature qui. Poi inizierò le spalline. Quindi adesso vi lascio e ci rivediamo quando inizierò a lavorare le spalline. Ed eccomi qua, come vedete, penso proprio che adesso posso iniziare a fare la spallina con la scollatura. Iniziamo, dobbiamo comunque tenere sempre in considerazione di fare le calature da questa parte, ok? Quindi giro un attimino il lavoro, faccio le solite catenelle, inserisco qui. Eccoci qua. E questa è la mia calatura. Adesso faccio una, due, tre, 4, 5, 6,
7 e 8, faccio 3 catenelle, 2 catenelle, quello che volete, giro il lavoro e faccio una calatura, quindi qui e qui, ed ecco qua. Poi andiamo avanti, qua facciamo una maglia normale. Ancora anche qui, come vedete, sta venendo lo scollo, vedete? Qui all'interno, ancora un'altra. Dobbiamo andare a fare la calatura per il giro manica, quindi scendiamo ancora giù, finiamo qua e sono qui, perché mi ecco, qui farò una e due, ecco qua, e giro il lavoro. Aspettate che sciolgo il filo, ecco qui, giro il lavoro. Anche qui farò nuovamente la calatura della manica, quindi una, due, questa e questa. Ecco qui, aspettate un attimino che ecco il filo, mi si è un pochino impicciato. Ok, adesso li lavoro fino a fondo, questa, qua, devo arrivare a 2 maglie in meno, qua, ecco, e qua farò la mia calatura per il collo, uno e due. Ed ecco qui. A questo punto continuerò. Aspettate che metto bene. Ecco qua. Vedete, qui sto proseguendo, no? E qui adesso io continuerò a fare le mie calature ancora qua. Però lo farò solamente da una parte, non da tutte e due, perché altrimenti mi finisce troppo presto la parte della spallina. Quindi adesso farò qui la calatura e andrò giù e la faccio solo nel ritorno. Facciamo insieme. Aspettate sempre che riesco, ecco, a sciogliere un po' il filo. Ok. Giriamo. Quindi qui facciamo la calatura, no, qui no, scusate, la facciamo solo da una parte, il collo non lo facciamo più, ecco, no, non va bene, aspettate, ecco, è questa, ok, perfetto, e qui non la facciamo e la facciamo invece a ritorno. Ecco, torniamo indietro e qua invece la facciamo ognuna e due, perché la manica invece di qua non la facciamo, perché il collo può anche andare dritto. Poi c'è questa e ancora questa. Quindi adesso, ecco qua, lavoreremo in questo modo. Vedete? Ci abbiamo solamente una maglia sola. Quindi adesso qui faremo normalmente senza fare più calature, andremo dritti, perché tanto poi questo andrà cucito qui. Non importa, io non ho fatto più ovviamente la maglia questa qua, non c'era bisogno, insomma, eh? Quindi questa poi la lavoreremo così e sarà la nostra spallina. Stessa cosa dovremmo fare dall'altra parte, ovviamente in maniera un po' sposta, cioè
qua facciamo la diminuzione, poi la facciamo anche qui, insomma qui lavoriamo, torniamo indietro come abbiamo fatto qui, qui non la facciamo nell'ottava, torniamo indietro, vedete? Potete anche fare una scollatura quadrata se volete la spallina un pochino più grande, questo è a vostro piacimento, oppure fare un po' di più, insomma, voi, a voi la scelta, ok? Quindi andiamo avanti così e terminiamo anche da quest'altra parte, poi faremo le rifiniture. Ho lasciato un po' di filo così per poter chiudere poi qui e cucire. Bene, tutto qua. Adesso andrò a riprendere da qui. Farò allora, questa è la calatura, quella di inizio, di fine, se non sbaglio. No, è quella di inizio con le 3 catenelle, sì. Ok, allora adesso farò così e andrò a mettere il mio. Qua, proprio qua farò le 3 catenelle e inizierò da qui a fare la calatura, proprio da qui, e poi qui farò le calature, le 8 maglie e proseguirò allo stesso modo come abbiamo fatto di qua. Quindi andate a vedere come abbiamo fatto per rifare tranquillamente anche da quest'altra parte. Poi ci fermiamo e dobbiamo cucire qui in alto e anche fare le rifiniture, che adesso vedremo come farle. Ok, adesso mettiamo a posto queste codine, che ce n'ho un bel po', anche perché avevo finito un gomitolo da 100 grammi e quindi ne ho iniziato un altro. Allora, quindi chiaramente ecco qua, vedete, c'è la codina da sistemare. Quindi adesso sistemerò le codine, poi andremo a cucire lateralmente e poi vi faccio vedere come rifinire il bordo manica e il collo e tutto quanto, insomma. Adesso metto a posto le codine e ci rivediamo. Ovviamente non è importante come cucite, eh? Ognuno cuce come sa fare. Allora, questo era, diciamo, l'inizio, quindi io da qui a qui, ecco, mi metto il marcapunti così so che devo arrivare qua per la cucitura. Stessa cosa farò da quest'altra parte, così, esatto, ecco qua. Usiamo i marcapunti come se fossero delle spilline. Ok, adesso io cucirò qui, chiaramente cucirò non con il filo doppio come ho utilizzato fino adesso, quindi unterò un po' di filo e cucirò questa parte qui e questa parte qui. Quando ho fatto, cuciamo anche le spalle, ovviamente con questo pezzettino che ci ho avanzato, cuciremo anche queste spalline e poi vi faccio vedere come fare qua il bordo, non solo il bordo, ma mia nipote vuole anche le frange, io farò anche le frange, ma questo ovviamente per me è finito qui il tutorial, però se voi volete fare anche le frange, continuate a guardare il video. Vi faccio vedere come fare, perché farò delle frange non a frangia proprio, ma con dei cuoricini. Su richiesta di mia nipote, una bambina, va bene così. Allora, però, se non li volete fare, non le fate, non vi preoccupate. Ecco qua. Io cucio così, poi ognuno ha il suo sistema. Ecco. Niente di che, passo una volta di qua, lago, e una volta di qua. Se non volete cucire, volete fare magari un punto basso oppure un punto bassissimo, insomma, fate voi, non, sono cose che ognuno fa come crede. Io lo dico sempre, lasciamo ognuno la fantasia. Ok, quindi cuciamo così e ci rivediamo.
Ho finito anche di cucire, come potete vedere, ho cucito tutto. Adesso ho finito anche, no, non ho finito, vi volevo far vedere questi cuoricini. Allora, questi ovviamente sono facoltativi, a mia nipote piacciono tanto questi ciondolini e quindi io li ho fatti per lei. Allora, vi faccio vedere intanto, così se volete farli, vi faccio vedere come realizzare questi ciondolini con dei cuori, che poi in effetti cambiando lana e cambiando uncinetto potete farli della grandezza che più preferite. Allora, facciamo un cerchio magico, ci mettiamo dentro subito 3 catenelle, quindi 1, 2, 3 catenelle. Poi facciamo 2 maglie altissime sempre all'interno di questo cerchio, quindi questa è la prima e questa è la seconda. Come dicevo, se cambiate uncinetto e lana vengono più grandi. Poi facciamo 3 maglie alte, quindi questa è la prima, 1. Io sto utilizzando la seconda e la terza. Io sto utilizzando lo stesso filato del top, ma con un filo solo, non con due come ho fatto invece per il top. Adesso facciamo 3 maglie, una maglia altissima, scusate, una maglia altissima. Quindi ricapitoliamo, abbiamo fatto 3 catenelle, 2 maglie altissime, 3 maglie alte e una maglia altissima. Adesso facciamo 3 maglie alte, quindi torniamo indietro, diciamo così, no? 3 maglie alte, eccole qua, e 2 maglie altissime. Scusatemi, mamma mia, tre maglie altissime. In ultimo tiriamo un pochino e facciamo 3 catenelle. 3 catenelle, tiriamo proprio tutto, chiudiamo bene qui e andiamo a piazzare al centro e chiudiamo con una maglia bassissima. Ecco qua, tiriamo bene, apriamo il cuoricino e facciamo, ci portiamo dietro per 2 maglie, per 2 catenelle, tutte e due le codine, quindi 1 e 2. E poi facciamo, lasciamo la codina e facciamo altre, ne abbiamo fatte 2 di catenelle, ne facciamo altre 13, quindi in tutto saranno 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 15 catenelle. Adesso andiamo a mettere qua. Poi chiaramente, voglio dire, queste cose le fate come più vi piace, eh? Non è che siete obbligate a seguire il mio tutorial fino alla fine, io voglio darvi solo delle idee. Allora, torniamo così. E poi andiamo a fare, aspettate che sia un po', ok, andiamo a passare in ogni catenella una maglia bassissima, così, una catenella, così, fino in fondo. Così, ecco, vedete come diventa un pochino più cicciottella in questo modo.
Ecco. Così. Ci siamo quasi alla fine. Questa è l'ultima. Ecco. E questa è l'ultima, questa piccolina qui. E andiamo a fermarci con una maglia bassissima o una maglia bassa, come meglio vi piace. Ecco. Questa no, però. Ecco, solo questa, ecco, chiudiamo con una maglia bassissima, facciamo una catenella e tagliamo il filo, che non deve essere molto lungo perché non è importante. Ok, adesso fermiamo poi le codine e abbiamo fatto. Adesso andiamo a rifinire, faccio vedere, rifiniamo sia le manichine qui che il collo, ok? Questa è la rifinitura che vi voglio far vedere come fare. Eccola qua, aspettate che mettiamo bene il video, ecco qua. Si vede, accendiamo anche la luce, vediamo un po'. Vedete, molto molto carina e anche molto facile. Allora, iniziamo da qui, dalla spalla. Io sto utilizzando l'uncinetto 1,25, invece ho lavorato con il 4, E però il filo doppio, cioè prima avevo messo un filo doppio, questo filo qui invece adesso è da solo, senza compagnia. Allora, facciamo, blocchiamo la codina e facciamo, questa è la prima maglia, ne facciamo altre due, quindi una e due. E sarebbero tre maglie con la catenella che abbiamo fatto. Poi facciamo 3 catenelle, una, due, tre, nella stessa maglia qui, ma facciamo una maglia bassa. Poi ancora facciamo 3 maglie basse, una, due e tre. 3 maglie basse e poi una, due, tre. Nello stesso spazio facciamo una maglia bassa. Aspettate che si è sdoppiato. Così. Poi di nuovo una, due, tre, uno, due, tre, e di nuovo nello stesso spazio una maglia bassa. Così per tutto il giro del collo. Quindi continuiamo con 3 maglie basse. Non importa dove mettete, l'importante è che non viene né tanto stretto né tanto lento la lavorazione. 3 catenelle e una maglia vicino a quella di partenza. Ecco qua. Quindi facciamo così tutto il giro. Ovviamente facciamo anche il giro dell'altra manica. Io ne ho fatta una sola per farvi vedere come veniva. Ok, quindi io direi di aver finito. Mi rimangono solamente le codine da sistemare e abbiamo finito. Spero che nel frattempo vi siate iscritti al mio canale e che avete lasciato anche un like e un commento, che fa sempre piacere. Ok, grazie ancora per aver scelto il mio tutorial e il mio canale. Ciao a tutte!